Niente, la Konami ce la sta mettendo tutta, ragazzi, ma non ce la fa, non ci si riesce. Ci sono quelle cose nella vita che proprio niente, le cose non si incastrano. E ciò non vuol dire che sia un male, eh. Exodia non è mai stato un male. Ed oggi vi presento, signori, l'unico modo per giocarlo in versione FTK. Per i nuovi arrivati, che cosa significa FTK? First turn kill. Tu non fai giocare l'avversario, peschi direttamente tutti i pezzi di Exodia in mano. La Konami l'ha ostacolato in mille modi, tramite banned. Prima c'era una deck, insomma, molto più propulsivo, molto più, insomma, vinco senza neanche accorgermi. Giocavi carità graziosa, potevi giocare tanti mostri reincarnato, giocavi tantissimi upstart, tanta roba. E nel corso del tempo è stato bloccato, bloccato e bloccato, con l'unico risultato che nulla ha cambiato. E allora andiamo a vedere quello che va a succedere. Intanto, questo è un FTK basato su un eroe sopravvive. Sinistra ironia della sorte, questa carta è stata appena sbannata in una delle ultime banned. Tramite solo questa carta, tramite una singola carta, noi riusciamo a pescare tutti i pezzi di Exodia. Come? Magia nera? No, semplicemente Yover, il canale degli Yover, le versioni over dei mazzi. Io sono Anto Show e questo è il nostro canale. Iscriviti, mi raccomando, clicca sulla campanellina, ma soprattutto goditi lo spettacolo. Tramite questa carta evochiamo il nostro amico Stratos, ero elementale, ok? Sicuramente lo conoscerai. Tramite Stratos noi aggiungiamo la mano signor Vion, l'unica normal di turno è questo signor eroe elementale bello fucsia. Effetto, andiamo al cimitero Shadow Mist. Effetto di Shadow Mist, vedi? La signorina è andata al cimitero. Tramite il suo effetto abbiamo aggiunto alla mano una vecchia conoscenza. E qui mi voglio soffermare un pochetto, perché insomma tutti lo prendevano in giro, tutti a prenderlo per culo, ma è qui anche del 2021 ed è qui per una funzione molto più coratica di quanto si pensa. Andiamo a vedere che cosa va a fare. Intanto andiamo a mettere coperte tutte le nostre carte magie. Signori, tra l'altro abbiamo iniziato anche con Fusione Occhi Rossi. Tramite questa carta possiamo evocare uno dei mostri più forti di Yu-Gi-Oh! Che tra l'altro abbiamo nell'extra deck. Non ci serve, ragazzi. Cioè, Exodia va oltre, esattamente come noi. Ecco perché ci piace così tanto, perché è un mostro over. Che cosa fa Bubble Man? Lo possiamo evocare se non abbiamo più nessuna carta nella mano. Lo mettiamo, effetto Devayan, andiamo a mandare via Shadow Mist. Mettiamo polimerizzazione in mano, non ci serve neanche quella se andiamo a vedere. Però non la mettiamo. Andiamo a fare Isolde. Questo, se non li conosci, sono i mostri Link, nuovi mostri di Yu-Gi-Oh! Non ti preoccupare, sono facilissimi da utilizzare. Non odiarli come fanno tanti, perché sono mostri veramente molto molto belli e molto molto forti. Che cosa succede? Hai visto che cosa c'è scritto qui? Link 2. Benissimo, servono semplicemente due mostri. Devi mandare al cimitero due mostri per farlo. Noi abbiamo mandato al cimitero Bubble Man e Bayon. Non sono difficili, non c'è nulla da... Stai tranquillo, effetto di Isolde. Mandiamo al cimitero 4 magie, equipaggiamento, ok? Ci siamo? Bene. Ed evochiamo Cavaliere dell'Armageddon, un mostro il cui livello sia equivalente al numero di equip mandato al cimitero. Ci siamo? Va bene, let's go. Effetto di Cavaliere dell'Armageddon, andiamo al cimitero Summoner Monk, il nostro super amico monaco evocatore. Andiamo dentro un mostro Xyz, uno dei mostri più forti, più costosi ancora oggi del gioco. Ha ragione, perché ha 5000 effetti strafortissimi. Uno dei suoi effetti dice: possiamo staccare due materiali Xyz ed evochiamo direttamente dal cimitero un mostro a patto di skippare la nostra prossima MP1. Evochiamo Summoner Monk, che abbiamo mandato prima tramite Cavaliere dell'Armageddon. Vedi come è tutto intrecciato, vedi? Questa è la bellezza di questi mazzi al giorno d'oggi, signori, è che è tutto collegato e interattivo. Effetto di monaco evocatore, evochiamo un altro monaco evocatore. Andiamo ad utilizzare l'effetto di Spada Divina della Fenice, sta ancora qui giocabile e non so perché. Torna nella nostra mano, effetto ancora di Summoner Monk, noi scartiamo ed evochiamo direttamente dal mazzo. Signori, se vogliamo la carta chiave per Exodia, gli Exodia FTK sono possibili grazie a questo mostro. Un mostro in verità anche abbastanza vecchio, anche diciamo ancestrale nel mondo di Yu-Gi-Oh! Con un effetto, se andiamo a vedere, non è neanche, voglio dire, bandiamo fino a 3 mangiatore troppo dal cimitero coperto, dove abbiamo specialmente un mostro normale con livello pari al numero di carte bandite per utilizzare questo effetto. Ora, c'è da fare un discorsetto, anzi no, c'è da fare un discorsetto con lui al cospetto, perché insomma, mamma Konami, è giusto che guardi in faccia anche chi permette certe cose. Con questo mostro, diciamo, sono stati possibili nel corso del tempo diversi FTK. Prima c'era Pendulum, poi era possibile addirittura con i Cavalieri Gemma, poi era possibile con gli Yang Zing, tanta roba. La Konami ha bannato questo mondo e quell'altro pur di non bannare lui. E ora questo piccolo bandino non mi sta assolutamente sulle scatole, sono iscritto al WWF, cioè non c'è... Vabbè, il WWF, voglio dire, cioè il WWF proprio... Potevate non farmela scrivere, scusami, anche la mia regia certe volte deve... Perché poi giustamente insultano me, e giustamente insultano, cioè con battute del genere. Però signori, è lui il problema, e adesso te lo farò vedere. Il problema, continuiamo.
Entra sul terreno, che cosa succede? Andiamo con Re degli Imp Selvaggi, ok? Un super mostro, bellissimo, anche abbastanza aggressivo. A me piacciono molto le cose aggressive, signori, sappiatelo. Che cosa facciamo? Effetto, sacchiamo un materiale ed aggiungiamo un mostro rettile dalla mano. Questi sono nuovi, signori, sono usciti il mese scorso. Yogdoetic, detti anche Abyss, a me piace molto di più perché mi ricorda quello che combatteva in TNA, Abyss, no? Il Monster Hill, quello tipo Kane che faceva macello i Monsters Ball con Jeff Hardy. Si sono sprecati, grazie a questi mostri, diciamo, questo reparto riaggrazia ancora la possibilità di giocare con gli effetti K. Andiamo a vedere. Effetto di Naya, andiamo al cimitero, un altro suo consanguigno, Curse, con questa sorta, no, di suono gutturale ricordante anche la Curse, no? La maledizione in inglese, c'è un bellissimo film, quando Curse del Malefizio, il Malefizio, andatevelo a vedere perché è bellissimo. Che cosa ho fatto? Con quattro mostri ho fatto Teschio Terrore Sariuja, questo mostro molto forte, che ha tantissime funzioni, qui non preoccuparti, te la faccio breve, non serve quasi a nulla, se non per liberarci, vedi, delle zone Link, perché i Link hanno questi puntatori con cui noi andiamo a attivare delle zone. Grazie all'effetto del signorino Treasure Panda ho bannato 4 carte, fino a 3 magie, non ho bannato una, e ho messo Guardia Flamber, che è un livello 1, quindi una magia per un livello 1 normale, molto molto tranquillamente, ed entra lui sul nostro terreno. Perché ho messo lui? Perché Teschio Terrore Serio ce lo va a potenziare poco fa. Grazie alla Flamwell Guard ho fatto Guard Drago Pisti, l'ultimo della famiglia scappato al massacro, potremmo dire. Agar, Pain ed Elpi ormai li abbiamo persi in Banned, ce li siamo persi per strada. Grazie a Guard Drago Pisti andiamo a rievocare un mostro dal cimitero, e sul nostro terreno arriva la Guardia Flamwell. Ancora molto molto bene effetto di disco di terrore, va a potenziare tutti. Facciamo Evil Spirits, il sigillo ieratico. Anche qui, signori, devo togliermi il sassolino dalle scarpe, una delle carte più costose del mondo, va bene che è stata stampata solo ultra, edizione speciale, duel overload, però signore questa è costosissima per farsi sta carta, a volte costa quasi come interi deck, potremmo dire, però è veramente strafortissima. Perché? Effetto ancora di Spada Divina, Lama della Fenice, bagniamo e ci ritorna nella mano. Effetto di Treasure Panda, bagniamo un'altra carta e qui comincia, ecco, comincia la giostra, come diceva il mitico Uriem. Qui cominciamo a vedere un po' come il mazzo va a funzionare. Tramite Treasure Panda ho evocato un mosso di livello 1 normale dal nostro deck. Sì, la testa di Exodia con effetto, adesso vediamo anche quello, non preoccuparti. Che cosa succede? Teschio Terrore Serio potenzia. Effetto di Curse, andiamo a tributare un mostro sul terreno ed entra lui, molto bene. Qui c'è un bellissimo legame, perché? Perché sigillo delle sfere ieratiche, una volta tributato, che cosa va a fare? Aspettate, intanto catena 3, ci sono 3 anelli, le catene Yu-Gi-Oh! Si risolvono al contrario, quindi prima catena di Curse, effetto, va ad evocare Noia, il residuo ogdoatico. Poi, grazie al sigillo delle sfere ieratiche, una volta tributed può andare a specialare dal mazzo un dinosauro ed entra il nostro fratello Tauro, il Bro Tauro, l'Omni Dragon sul terreno. Abbiamo riempito il terreno, signori, e già qui vorrei fermarmi un secondo e parlare con te di quanto Yu-Gi-Oh! Vedi come si è velocizzato, come certi mazzi, per carità, la cosa bella di Yu-Gi-Oh! È che è molto dinamico. Vi sono mazzi come questo che riescono, vedi, a girare in modo impazzito, se vogliamo, e a gremire il terreno con tanti e tantissimi mostri. Siamo partiti da una carta e abbiamo fatto una singola evocazione normal. È tanta roba, signori, questa è veramente tanta roba, roba che anche solo 5 anni fa ci sognava. Ma andiamo a vedere che succede. Omni Dragon Bro Tauro, andiamo a scartare una carta, te lo faccio proprio leggere, e poi possiamo aggiungere dal deck un mostro con lo stesso tipo di attributo di un bersaglio scelto. Noi ovviamente, vedi la freccina, abbiamo scelto come bersaglio non Curse, bensì il braccio SX, e prendiamo un mostro con lo stesso type e attributo. Ecco risolto il problema del prendere dal mazzo la testa di Exodia, che aveva l'effetto. Exodia molto molto bello, ovviamente. Exodia, signori, il fatto che la semplice eventualità di poterlo utilizzare ancora oggi dopo anni ed anni fa capire veramente la portata incredibile di questo mostro. Abbiamo tantissimi mazzi, noi abbiamo il nostro mazzo, insomma, personale, la versione con leggendario incarnato, la versione anche questa FTK, se vuoi te la possiamo anche mandare a casa, ti possiamo mandare a casa tutte le carte che vuoi, di quello ne parliamo dopo, anche perché già tutto il mondo lo sa, quindi non c'è problema. Ma non perdiamoci in chiacchiere, facciamo Mago Akashic, il tutto semplicemente in modo da mandare al cimitero Sariuja e Bro Tauro. Effetto di Akashic, ci rimanda nella mano, bounzando
il mostro che si trova, vedi, nella zona che lui punta. Lui ha questa freccetta che punta giù, puntava il pezzo di Exodia, ecco Exodia nella mano. Già due pezzi, signori, il nostro piano malefico comincia a prendere forma. È divertente, lo so. E allora, con calma, ancora Treasure Panda, andiamo a bannare una carta magia, evochiamo il pezzo normale, ancora Treasure Panda, una carta magia, altro pezzo di Exodia. Funziona, sta funzionando, signori, adesso c'è un problema, abbiamo riempito il terreno, ma soprattutto dobbiamo rimandarceli in mano. Molto bene. E qui, signori, vi presento i nuovi, o meglio vi ripresento, visto che già di casini ne ha fatti troppi questo mostro, il mitico Drago Firewall, gli ultimi seguaci dell'anime. Io sono un po', insomma, non voglio dire quel bruttissimo aggettivo vecchiotto, perché ecco, per l'appunto, poi mi chiamano anche al telefono. Sì, stiamo facendo dei video, se vuoi ti saluto anche io, per... Sì, il mazzo del drago bianco e blu, va bene, te lo inviamo, ce l'abbiamo. Scrivici sul gruppo dei campioni over tranquillamente, che ti mandiamo tutto direttamente, poi ne parliamo dopo. Ora sto facendo il video, grazie, Scusate signori, però certe volte è il bello della diretta, se vogliamo, così come il bello di Drago Firewall. Ora, a parte, insomma, i balzi agli onori della cronaca dell'anime, il personaggio centrale dell'ultimo grande personaggio di Yu-Gi-Oh! Io appartengo a una generazione un po' più antica, insomma, sono con i mostri sacri, però anche questo è super figo. È stato bannato perché ha fatto dei casini nel 2018, certe cose che, insomma, l'ha fatta più grossa lui che... un altro po', insomma, un elefante dopo 30 burritos al formaggio. È stata data l'errata a questo mostro e ancora adesso fa il panico. Perché che cosa fa? Con calma, adesso vediamo. Effetto del signor Treasure Pan, andiamo ad evocare l'ultimo pezzo di Exodia. Che cosa succede ancora? Di nuovo Guardia Flumble. Poi andiamo a fare Drago Assaltatore e ti invito già a considerare il fatto che lui abbia una freccia che punta verso sinistra. E oh, Drago Firewall ha una freccia che punta verso destra, quindi si incrociano, no? La freccia destra si incrocia con quella sinistra, ok? L'incuribo, mettiamo Sigurd Gardner, che ha la freccia che va verso destra. Lui ha una freccia che va verso sinistra, quindi lui ha una freccia che va verso sotto. Quindi che cosa succede? Se non sei avvezzo ai mostri Link, questo si chiama co-linking. Che cosa significa? Dei mostri banalmente si puntano con le frecce. Noi siamo in una situazione in cui lui punta tre mostri. Adesso possiamo andare a regalare ai nostri sensi il suo bellissimo effetto. Una volta per turno, mentre questa carta è sul terreno, possiamo scegliere come bersaglio mostri sul terreno o nel cimitero fino al numero di mostri co-linkati a questa carta e farli tornare nella mano. Ripeto, siccome ci sono tre mostri che puntano, colincano il nostro Firewall Dragon, lui può rimandare nella nostra mano tre mostri o da terreno o da cimitero. E peccato che abbiamo tre mostri di Exodia proprio nel cimitero. E adesso, signori, quello che sta per succedere, insomma, non ha neanche bisogno di dichiararlo. Signori, effetto di Drago Firewall nella nostra mano. Tutti e cinque pezzi di Exodia in modo totalmente legale abbiamo in questa superba animazione, per cui bisogna ringraziare i ragazzi di Yu-Gi-Oh! Mega, in cui hanno progetto nel quale hanno compartecipato anche molti italiani. Abbiamo Exodia nella nostra mano con una singola carta, con una singola normal e in modo totalmente legale. Ripeto, non dobbiamo utilizzare né carte magie né carte trappola, assolutamente nulla di nulla. Questo è lo Yu-Gi-Oh! Che a me piace, questo è lo Yu-Gi-Oh! Spettacolare e questo ovviamente è il tipo di Yu-Gi-Oh! Che vieni a vedere sul nostro canale. Io sono AntoShow e se è il primo video che vedi dello Yu-Gi-Oh! Dei giorni nostri, beh, spero che ti sia veramente piaciuto, ma che soprattutto ti abbia fatto venire voglia di tornare a giocare, di tornare a giocare in grande. Se ti interessa, abbiamo anche un servizio di supporto al canale tramite il quale possiamo fornire tutte le carte, tutti i deck che puoi, anche questo mazzo, anche il mazzo che sognavi da bambino, bestie sacre, drago bianco, mago nero, tutto quel che ti pare. Basta semplicemente scriverci, trovi tutti i nostri contatti sotto in descrizione. Poi contattaci su Instagram, Telegram, TikTok, email, dovunque tu vuoi, ti risponderanno i nostri addetti e il nostro sistema digitale. Ovviamente è un servizio di lusso, Yu-Gi-Oh! È un gioco di lusso, questo si sa benissimo, quindi preghiamo di contattarci giusto le persone che sono veramente interessate, che sono potenti economicamente e all'interno del gioco. Questa è una cosa veramente molto importante. Ma Yu-Gi-Oh! Ragazzi, è questo. Yu-Gi-Oh! È un investimento in se stessi e nella propria potenza. E penso che hai appena visto che non diciamo cazzate. Di potenza veramente possiamo schiuderne un quantitativo infinito. E nel nostro canale è proprio questo il nostro obiettivo, oltre a
permettere e consentire a tutti i giocatori di scendere in campo nell'arena con questa forza e con il doppio, del triplo, del quadruplo esposto all'infinito. Io sono Anto Show, iscriviti, clicca sulla campanellina e torna con noi nell'arena. È il momento, Exodia ti sta chiamando, ti chiamo anche io, ti chiamano tutti, tutti i duellanti che sono qui dentro. Beh, non hai proprio più scuse. Torna qui ora con noi. Vedrai che sarà molto divertente. Alla prossima, e come sempre, stay over, stay over, stay sempre oltre.